Allora, abbiamo detto che lo sceneggiatore Christopher Vogler ha, attraverso la lente del viaggio dell'eroe di Joseph Campbell, cioè uno studioso serio di mitologia, eccetera, ha ideò questi passi, queste tappe del viaggio dell'eroe, cioè un qualcosa che sta sotto la superficie di tutte le storie del mondo e che oggi è usato come una cartina di tornasole, una guida per degli sceneggiatori. Non è una cosa vincolante, non è una guida che bisogna necessariamente seguire, però se andiamo a vedere, anche chi non segue questa guida, ma scrive qualcosa comunque di valido, va a finire che segue questi passi. Ok? A noi serve esclusivamente per, nel caso qualcuno di voi voglia scrivere poi di proprio pugno le proprie storie, o comunque, perché ricordiamo sempre, questo è un laboratorio di disegno e fumetto, quindi l'idea è che poi alla fine della... a un certo punto del corso, o comunque qualcuno di voi sia, io spero tutti quanti, sia capace di scrivere o di disegnare comunque una propria storia a fumetti, per quanto breve sia. Ok? Quindi, queste tappe, questa guida che adesso abbiamo, ho fatto proprio il prospetto e poi lo manderò via mail, serve perché? Perché proprio nella stranissima eventualità che noi non siamo un Herman Melville, un Joseph Conrad, o comunque un Alessandro Manzoni, o comunque un genio della letteratura, sappiamo sempre quali sono i passaggi che dobbiamo fare, perché la letteratura è un mercato, il fumetto è un mercato, le storie sono un mercato, ok, la produzione intellettuale è un mercato, e quindi dobbiamo avere, invece di stare lì con la pagina bianca, non c'è l'ispirazione, abbiamo una guida per sapere da dove partire. Le tappe del viaggio dell'eroe sono queste qua, in tre atti, le divide Vogler. Atto primo, partenza, salita, cioè quando il personaggio deve cominciare la sua storia. Abbiamo detto mondo ordinario, si parte da un mondo ordinario, cioè una sua situazione. Adesso vediamo qualche esempio di film molto diverso tra loro. Io vi faccio sempre l'esempio di film perché i fumetti purtroppo nella loro essere storie più complesse, a volte questi passaggi sono più difficili un attimino da identificare, oppure che essendo storie seriali, molte volte, che so, se prendete un Dylan Dog, è vero che questa struttura comunque c'è in ogni singolo episodio di una struttura seriale, però sono un attimo più nascosti rispetto a una storia che comincia e finisce autoconclusiva, va bene? Quindi vi faccio sempre qualche esempio di film, anche perché è più facile da recuperare e penso anche più piacevole probabilmente da vedere. Poi faremo anche degli esempi di storia di fumetto e faremo la storia del fumetto naturalmente. Per adesso questo è un attimino la base. Poi tutti i fumettisti si ispirano comunque al cinema, perché il cinema è l'arte del XX secolo. Quindi. Allora, il mondo ordinario, cioè il mondo dove il personaggio sta all'inizio della storia. In una forma anche brevissima, abbiamo detto, è la prima inquadratura di uno spot televisivo. Cioè, uno prende e dice, ok, questo è l'ambiente, un salotto. Un salotto elegante, brutto, raffinato, settecentesco, eccetera. Vi dice già esattamente qual è il mondo del personaggio. Che sia il mondo del personaggio sia bello, abbiamo fatto l'esempio della Contea del Signore degli Anelli, ossia il futuro distopico di Blade Runner, poco importa, è il mondo dove vive il protagonista. Ok? Poi, chiamata all'avventura, è quello che succede, che costringe il personaggio, l'eroe, a uscire dalla sua situazione, a prendere e uscire dal suo mondo ordinario di sopra. Ok? Quindi può essere qualsiasi evento drammatico, qualsiasi cosa che prende e lo costringe a dover uscire dal suo mondo ordinario. Il rifiuto della chiamata, no? Questa è una cosa... Il rifiuto della chiamata è il momento in cui l'eroe decide che non vuole andare all'avventura, perché l'avventura, quale sia, qualsiasi essa sia, è una cosa scomoda. Ok? Questo c'è per esempio pure nelle storie bibliche, in alcune storie bibliche, no? Pure i santi, no? Che so, uno riceve una chiamata, proprio la chiamata, no? Una chiamata e loro, parecchie figure, sia bibliche sia di santi moderni, rifiutano questa cosa e dice perché hai scelto proprio me? Ok? In una misura in cui prendiamo
se considerate queste cose storie vere oppure insomma religione eccetera, c'è anche una costruzione narrativa all'interno dei singoli edifici religiosi, insomma di culto. L'incontro col mentore, il vecchio saggio, il personaggio durante il suo percorso, all'inizio del suo percorso nell'avventura, deve incontrare una figura di qualcuno che ha già fatto a suo tempo il percorso che lui andrà a fare, quindi è già uscito sulla strada, ha già incontrato determinate difficoltà e che gli può spiegare, o lo può costringere a sua volta, a andare a fare questo percorso iniziatico. Qua stiamo comunque parlando sempre di un... qualcuno che deve prendere e affrontare la vita, ok? Come qualcuno che dice no, non voglio andare, sto nel mondo ordinario, sto a casa mia. L'altra volta abbiamo fatto l'esempio del il ragazzo che dice sto a casa, sto bello, tranquillo, che chi me lo fa fare di andarmi a trovare un lavoro, di sposarmi, eccetera, avere dei figli, cioè chi me lo fa fare? Parla di questo, il vecchio saggio, cioè una figura che ti deve prendere e ti deve dire come affrontare il viaggio, perché a sua volta, a suo tempo, ha già affrontato il viaggio della vita, quindi può essere qualsiasi cosa. Può essere uno stregone, come può essere un barbone, un senza tetto, può essere un vecchio pescatore, può essere qualcuno non così vecchio, c'è anche nello squalo. Avete visto lo squalo? Sì. Sì, ok, lo squalo. Sì, nello squalo. È un vecchio pescatore, come ho detto, un vecchio pescatore, un vecchio cacciatore di squali che si mette lì e istruisce, perché dice che a un certo punto racconta anche un fatto durante la guerra, il suo primo contatto con gli squali durante la seconda guerra mondiale, quindi ti dimostra che il mondo, in quel caso un mondo acquatico, insomma il mondo della caccia di squali, che il mondo è terrificante, perché abbiamo detto che lo scopo del mentore non è quello di rassicurarti, ma di dirti anche delle verità scomode che tu non vuoi accettare, ok? Quindi poi abbiamo il superamento della prima soglia, abbiamo detto è quello in cui il personaggio decide, il punto di non ritorno in cui il personaggio decide di uscire dal suo mondo ordinario, quindi dopo questo punto non può tornare indietro, e si passa al secondo atto, la discesa e l'iniziazione. Provi alleati e nemici. Io sto correndo perché mi sembra che c'eravamo tutti quanti l'altra volta quando abbiamo spiegato queste cose, quindi lo sto facendo proprio velocemente. Provi alleati e nemici è il punto dove il personaggio deve conoscere deve conoscere il mondo, uscendo nel mondo ordinario, deve vedere chi è il suo alleato, chi sono i suoi nemici e deve superare le prime prove, ok? Poi c'è l'avvicinamento alla caverna più profonda, più recondita, la seconda soglia, cioè l'avventura vera e propria. Cosa deve fare il personaggio? Deve entrare nel castello e sconfiggere il drago, deve distruggere una stazione spaziale, deve fare proprio quello per cui è uscito a fare l'avventura. Ok? Poi c'è la prova centrale, il momento più duro per lui, perché? E c'è la ricompensa, si spera. Ok? La ricompensa... Noi adesso stiamo vedendo un modulo, ma tutto questo può essere anche messo in maniera tragica, e adesso lo vediamo velocemente con qualche esempio, cioè la ricompensa, cioè quello che lui ci ha guadagnato, anche in negativo, da fare tutta questa fatica, insomma. Ok? Poi si precipita nel terzo atto, il ritorno, che non sempre c'è, questo è un atto perché c'è la via di ritorno, quando il personaggio è costretto in qualche modo a tornare nel suo mondo di partenza con qualcosa in più o in meno, perché nel caso di una cosa drammatica magari ha perso qualcosa, magari è stato arrogante e ha perso la fidanzata, magari... La risurrezione, la terza soglia, il climax, è quel momento che c'è in quasi tutti i film dove il personaggio sembra morto, muore, Matrix, o perde, o sembra che abbia perso tutto, quindi si siede da una parte e si mette a piangere disperato. Matrix, no? Lui ha fatto la corsa, è scappato agli agenti del sistema, a un certo punto gli sparano e sembra morto. Tutti quanti dicono se è morto, ok? Poi, in una storia in un modo, in una storia in un altro, il personaggio non è morto, ha fermato la pallottola con una Bibbia di 4.000 pagine, c'aveva un medaglione proprio là dove gli hanno tirato la freccia, qualsiasi altra cosa. Non era precipitato nel burrone, ma si era aggrappato alla macchina, si sposta e si vede che lui era aggrappato a una radice provvidenziale che stava fuori dal burrone. Guarda un po', c'è la risurrezione in cui lui torna dopo questa prova, dopo questa morte apparente, lui torna e
riesce a sconfiggere, a risolvere la situazione. E poi c'è il ritorno con l'elisir. Questo abbiamo fatto l'esempio che è proprio palese di Indiana Jones, che nell'ultima crociata lui ritorna col calice, con il Santo Graal, e proprio porta qualcosa che può salvare il padre. Finisce l'avventura e porta qualcosa che può salvare sia il padre, sia lui come essere non credente. Ok? Quindi lui accetta, diciamo, una fede quando per tutto il film ha detto che lui non ci crede. Ok? Quindi in un'ottica, diciamo, mitologica, spirituale, lui ha guadagnato qualcosa che all'inizio del film non aveva. Ok? Quindi questo, proprio stringato, sono le tappe dell'eroe. Qui c'è... Qui ci sono... questo è in inglese, lo trovate in inglese, poi lo devo tradurre. Proprio un grafico in cui Vogler dice addirittura, per quanto riguarda la sceneggiatura cinematografica, che sono la sceneggiatura cinematografica funziona che una pagina è un minuto di film. In America stiamo sempre in campi dove non esiste l'accademia, nel senso è tutto molto pratico, è tutto molto, tutto il contrario dell'Italia. Ok, quindi lui qua lo divide addirittura in 30 pagine l'atto primo, 60 pagine l'atto secondo e di nuovo 30 pagine il terzo atto, ok? E quindi in questa proporzione vedete il mondo ordinario, la prima dall'avventura, il rifiuto alla chiamata, il mentor, la prima prova, ok? Quindi in questo modo lui addirittura separa una ideale. I sette archetipi, i sette personaggi che si possono sovrapporre o essere in questa forma così pura, secondo Vogler, e che sono l'eroe, quindi il protagonista della storia, il mentore, l'abbiamo visto prima, il guardiano della soglia, cioè quello che può essere anche una funzione interna al personaggio, che dice dove stai andando, ti farai del male, stai tranquillo, non ti muovere, stai così bene nel tuo mondo. Il messaggero, colui o la cosa che costringe, che arriva e dice, gli dà la chiamata all'avventura, lo costringe a uscire dal suo mondo ordinario, può essere una telefonata, il mondo moderno, può essere qualsiasi cosa che lo costringe a arrivare, può essere il suo capo che gli dice, faremo dei tagli al personale, se lei non produce tot verrà licenziato, ok? Quindi lui nella storia dovrà trovare un modo per non essere licenziato, ok? In mutaforma, cioè un personaggio che abbiamo detto uno non sa se è tuo amico o tuo avversario, quindi non necessariamente malvagio, ma comunque qualcuno che cambia a seconda del vento che tira. L'ombra, cioè il tuo avversario, che può essere, l'altra volta abbiamo fatto questa disposizione abbastanza buona, il fatto che poteva anche essere qualcosa di non una persona reale, ma qualche cosa anche di interiore. E l'imbroglione, cioè colui che prende e sovverte sia un tuo amico, sia un tuo avversario, sia qualcuno che ti dà un'altra visione del mondo, ok? Chi ti sovverte le idee, che ti dice che il mondo non è quello che tu stai inseguendo, ok? Quindi queste sono i sette archetipi che abbiamo visto l'altra volta.